Ragazzi, buongiorno, 9000 giri. Officina con Luca, pronto alle vacanze Luca? Chi lo vede in replica, la Giovanni sono già tornati, ma va bene così. No, devi ancora andare, che siamo... Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo due macchine, allora, una Golf 7 1500 TSI e una Cayenne che abbiamo quasi finito il lavoro, quasi tutto, dopo ti spiego bene nei dettagli. Ok, dai, partiamo dalla Golf? Sì, va dai, bene. Iniziamo dalla Golf. Ecco qua, allora la Golf, ne abbiamo già presentate tante di queste macchine qua, però alla fine direi che è una delle macchine più gettonate, una 7.5 1500 TSI, questa qua è in versione R-Line, e quello che ci chiedono, veramente ci hanno chiesto tantissimi clienti, è mettere a posto il discorso del sound, ottimizzare il sound. Ottimizzare il sound significa andare a lavorare sullo scarico ovviamente. Quindi quello che noi facciamo, c'è proprio un kit specifico della Ragazzon composto da tubo centrale diretto, che tubo centrale diretto che è questo, e il terminale duplex che è questo qua. Questi sono a terra, sono diciamo la linea di scarico originale che abbiamo tolto, che è composta appunto dal silenziatore grosso che è il terminale, il centrale che ha un silenziatore abbastanza voluminoso, quindi questa è la situazione pregressa, questa è la situazione attuale, si può abbastanza facilmente intuire che è sempre omologato questo pezzo qua, però soprattutto questa parte anteriore, andando a togliere quel barilottone, è ovvio che cambia, ma cambia in maniera elegante, cioè non è un rumore fastidioso né tantomeno troppo aggressivo, è il giusto compromesso, solo terminale fa poco, terminale più centrale diretto è la soluzione ottimale. Dal punto di vista estetico anche l'occhio vuole la sua parte, montiamo al posto della bandella, in questo caso presentiamo lo scarico con le due uscite vere, queste sono due uscite in acciaio inox, queste si chiamano tips, sono appunto la parte finale dello scarico, con uscite tagliate a 30 gradi da 102, e questo anche la parte estetica è stata messa a posto. Questa è la bandella che abbiamo preso originale della versione GT, che esce già con il doppio scarico, quindi a questo punto il sound e l'estetica ne migliorano parecchio. Il costo di questo impianto è un giusto rapporto qualità-prezzo, per cui il cliente non spende delle cifre iperboliche, e rispetto al costo direi che quello che ottiene è un risultato molto appagante. Questo per quanto riguarda lo scarico. Poi altri lavori che ci ha chiesto il cliente: mettere a posto, diciamo avere un look un pochino più carino sulle pinze dei freni. Se ci spostiamo qua ti faccio vedere. Quello che ci chiedono spesso è avere al posto delle pinze che normalmente sono in ghisa anonime o grigie o nere, solitamente grigie, vengono smontate e verniciate con questa vernice ad alta temperatura, in modo tale che anche, ripeto, se questo è un discorso estetico, non è funzionale, la parte diciamo dell'impianto frenante assume un look un pochino più sportivo, e direi che anche questo con poca spesa tanta resa. E questi sono i due lavori per i quali andremo in consegna stasera. Poi il cliente, una volta che ci prenderà gusto, abbiamo già definito per settembre un'altra serie di interventi. Adesso vediamo se concentrarci sulla parte motore, quindi centralina, pedal booster, filtro, queste cose qua, oppure iniziare dalla parte dell'assetto con un kit Bilstein molle ammortizzatore. Però diciamo che stasera questa macchina qua va in consegna. Ce la fai sentire accesa? Allora, adesso Mirko accende il portentoso mezzo. Ecco, rispetto a prima, peccato non averla potuta registrare prima, perché prima tu accendevi la macchina e vedevi giusto il movimento del contagiri e non capivi quasi neanche che la macchina era in moto.
Adesso ti si sente il suo, la sua voce, ce l'ha, però come dicevo prima, garbata. È una voce garbata, una voce elegante, in maniera tale che non stufi, perché il problema di questi lavori qua è trovare la giusta calibrazione, cioè non avere una cosa eccessiva che all'inizio piace benissimo ai clienti, anzi più rumore fa la macchina e più sono contenti, però poi nel durante, alla fine, diventa quasi troppo. Abbiamo avuto delle situazioni dove il cliente ci ha chiesto in maniera espressa no, voglio avere il massimo del rumore, allora andare a fare anche degli altri interventi, per poi magari a distanza di 6 mesi tornare sui propri passi, dire no, guarda, effettivamente avevi ragione, ritorniamo indietro. Quindi questa secondo me è una calibrazione ottimale, si sente il giusto, non spendi tanto, perfetto. Io sono uno di quelli, ti ricordi quando abbiamo fatto lo scarico del Cooper S, giusto, vero. Super rumoroso, una sono andato via che avevo un sorriso così, ma dopo 10 giorni non ne potevo più. Me l'hai fatto mettere a posto perché vai in risonanza, ti dà fastidio. Assolutamente sì. Ok. Questo è un lavoro particolare, nel senso che per il 2/3 riguarda, non riguarda un discorso di preparazione o di espressamente di recupero delle prestazioni o quant'altro, è proprio un lavoro di ripristino da un punto di vista estetico e funzionale. Questo cliente è venuto da noi con questa Kia con 3000 turbo diesel, ha già del 2016, quindi ha già qualche annetto, con parecchi chilometri, ed era messa, diciamo, abbastanza male come estetica esterna, estetica interna, i freni, il motore, cioè era veramente molto sofferente praticamente dappertutto, cioè non aveva una parte che fosse tenuta in maniera soddisfacente. Mi ha chiesto di rimetterla, non dico nuovo, ma di riportarla alla sua, come dire, alla sua efficienza, alla sua integrità il meglio possibile. Quindi siamo partiti dalla carrozzeria, in questo caso abbiamo dovuto riverniciare, abbiamo cambiato alcune parti dietro, di piccola entità, ma comunque la bandella posteriore, catrinfrangenti, alcune parti. Abbiamo riverniciato paraurti anteriore e posteriore il cofano, è stata lucidata tutta la vettura ed è stata trattata con questo trattamento protettivo che si chiama nanotecnologico, che serve appunto per prevenire la vernice, adesso si è di nuovo un po' impolverata, dopo prima della consegna chiaramente gli daremo un'ulteriore finitura, però rispetto a come era prima, vernice opaca con le righettine, gibollini, ce ne aveva di tutti i colori, adesso la carrozzeria è, direi, stata rimessa a nuovo. Cerchi, ecco qua, è significativo nel senso che abbiamo ripristinato i cerchi che erano disastrati in una maniera allucinante, non abbiamo ancora cambiato le gomme, tanto per dirti come erano conciati, queste sono ancora le gomme vecchie, che dobbiamo, ci stanno arrivando quelle nuove, per farti capire i danni, se sulla spalla della gomma viene fuori questa ernia qua, vuol dire che questi cerchi qua hanno preso delle botte pazzesche. Allora cosa succede? Devi smontare i cerchi, li devi lavorare con la doppia finitura perché sono verniciati e diamantati, e alla fine della lavorazione il cerchio ritorna nuovo. Adesso ci arriveranno le gomme, cambiamo anche le gomme e anche i cerchi sono stati messi a posto. Poi tutta la parte interna, che si chiama detailing, è stato pulito e ripristinato tutto l'interno, la pelle, il cruscotto, i pannelli portiere, cioè tutto quello che era la parte interna, quindi anche questo tra il prima e il dopo cambia parecchio, e questo da un punto di vista estetico. Poi a livello funzionale aveva l'impianto frenante che era a pezzi, come si suol dire, quindi cambia gli 4 dischi, 4 pastiglie, qua si vedono i dischi che sono, sembrano rovinati, ma hanno questa finitura, questi sono degli ABC, forati e baffati, e questa finitura qua, le prime frenate, c'è una finitura di protezione che pian pianino va via, dopo diventeranno completamente luci, quindi dischi nuovi, impianto frenante rimesso in efficienza, cambiato l'olio e anche qui ci siamo. Poi da un punto di vista motore, soffriva di perdite d'olio questa macchina,
Quindi tira giù il motore, cambiato il paraolio, il ring dell'albero motore, perché è da lì che derivava la perdita. Quindi, se vogliamo, per un pezzo di piccolissima entità economica abbiamo dovuto tirare giù il motore, perché per poter accedere a quel punto è meglio lavorare col motore a terra che non con la macchina, col motore montato. Dopodiché, al di là del motore, abbiamo sistemato il discorso FAP, che anche quello era intasato dopo tanti chilometri, quindi smontalo, c'è proprio un sistema al posto che cambiarlo, che non ha senso perché il costo comunque è elevato, con una cifra sicuramente inferiore, lo si smonta, ci sono delle ditte specializzate delle quali noi ci forniamo, che ripristinano, riportano il catalizzatore a nuovo, quindi anche il problema del catalizzatore, scusami, del FAP è stato riportato completamente a nuovo. I lavori che ci mancano per finire sono la turbina, che anche in questo caso, dati i chilometri, sicuramente sarà da revisionare, questo è un lavoro che dobbiamo ancora fare, e il servizio di manutenzione del cambio automatico. Anche qua, diciamo ai nostri clienti, nonostante quello che le case tante volte non dicono, secondo loro non è utile fare la manutenzione del cambio automatico, dal nostro punto di vista, soprattutto su cambi di questa generazione, è meglio intervenire, cambiare l'olio, c'è proprio una procedura abbastanza particolare che dovremo ancora fare per rimettere in efficienza, come cambiare l'olio motore, quindi non vedo il motivo per il quale un cambio automatico non debba essere, come dire, curato e mantenuto. Questo, quindi, sono tutti lavori che riguardano la manutenzione, quindi non è un discorso di potenziamento. A livello di potenziamento, a livello di lavori, se vogliamo, extra, le uniche due cose che ci ha chiesto di fare il cliente, al di là della tipologia di disco, che chiaramente rispetto all'originale, questo è un disco con delle caratteristiche un pochino più sportive, ma sempre stradali, ci ha chiesto di guadagnare qualche cavallo in più, quindi tramite una rimappatura, in questo caso via seriale, quindi scarichi il file e lo ricarichi con un file rivisto e corretto per avere più coppie e più potenza, e il famoso e consueto sound booster, che è questo sistema che su vetture diesel garantisce un sound più appagante, anche perché sullo scarico non si può intervenire perché avremo il classico rumore da trattore. Quindi adesso Mirko vi farà sentire il sound booster e che tipo di risultato è venuto fuori. Non riusciremo ad accontentarlo prima della chiusura, noi chiudiamo fra due giorni, non riusciremo ad accontentarlo perché appunto il lavoro della turbina e il lavoro della manutenzione del cambio automatico necessitano di più giorni, e quindi col cliente, fortunatamente per lui è un'altra vettura, ci risentiamo poi il 6 di settembre e nel giro di una settimana completiamo il tutto. Comunque è stato un lavoro direi abbastanza impegnativo, ma mi sembra che fino adesso i risultati siano soddisfacenti. Benissimo Luca, ci vediamo presto, grazie. Okay. Mirko, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao Frank, ciao.